Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi vi faccio vedere questo simpatico giochino. È una demo gratuita, ragazzi, che potete trovare su Steam. E il gioco si chiama Assault. Allora, questo qui non è nient'altro che un gioco in accesso anticipato. È un open world, stile sopravvivenza, avventura, esplorazione e quant'altro. Dovrebbe essere un tipo Minecraft, però stile piratesco, quindi ci tenevo a presentarvelo e farvi vedere un po' com'è che sarebbe questo gioco qua. Allora, io avevo fatto un partitino precedentemente e sinceramente non mi è dispiaciuto. Naturalmente la grafica è una grafica alla buona, diciamo così. Allora, attendiamo che carica il gioco. Allora, come potete vedere, siamo di notte. Allora, questo è il nostro vascello. Ok. Possiamo andare a navigare, possiamo creare diverse cose, ragazzi. Allora, adesso innanzitutto avevo creato già un po' di cosine qua utili. Allora, c'è il libro per quanto riguarda il crafting. E quindi già qua vi dà alcune abbinamenti in modo tale che voi potete già andare a creare qualche oggetto. Ad esempio, io ho creato la zattera, questo è il banco di lavoro, quindi voi in base a com'è che mettete qua gli oggetti vi dice cos'è che potete creare. Quindi una cava, poi avevo creato questa torcia qua, ok. Poi, altre cose che un po' di oggetti bene, naturalmente sono andato a utilizzarli, però li potete trovare qua. Ho trovato una chiave in un cadavere, ho trovato questa chiave qui che dovrebbe essere la chiave di un forziere. Come potete vedere ci sono anche le armi da andare a equipaggiare. Ho trovato un accetto, ho trovato un piccone, ho craftato delle bende in caso che ci fossero dei combattimenti. Ho combattuto anche contro degli altri pirati, diciamo così. E questo gioco, diciamo, non è brutto, ragazzi, è molto simpatico e molto divertente, anche perché c'è da girare tutte le varie isolette. Noi siamo dei pirati e di conseguenza dobbiamo andare a perlustrare la zona con la nostra zattera e vedere un po' se come si dice, se troviamo magari dei tesori nascosti o quant'altro. Allora, così dobbiamo spingerla, ok, perché poi viene anche l'alta marea. Come vedete abbiamo la nostra vela e di conseguenza dovremmo prendere il largo, però siamo girati al contrario. Quindi dovremmo cercare di spostarci, ma non è facile, ragazzi. Vediamo un po', magari di allontanarci, se no possiamo anche fare così, è una cosa più semplice. Andiamo su barchetta e la andiamo a rimettere in mare girata dalla parte giusta, quindi direi qua. Ok, andiamo alla rincorsa, saliamoci sopra. Non ci fa scendere la vela, probabilmente siamo troppo vicini. Allora, facciamo così, andiamo a distruggerla e andiamo a creare un'altra e vediamo un po' se siamo più fortunati. La torcia si è consumata, quindi di conseguenza ne potremmo creare un'altra. Ok, vediamo se adesso. No, non ci fa più scendere la vela. Prima sì, adesso no. Ok, perfetto. Adesso con il vento, come potete vedere, ragazzi, stiamo andando a manetta. Qua è il timone, quindi possiamo decidere dove andare. Aspettate un attimo che vediamo se riesco a craftare
una torcia. Era questo e questo. Ok. Andiamo a equipaggiarcela. Ok. Allora, prima di girarci, sennò qui andiamo contro la spiaggia. Così continuiamo a girare in tondo. Vediamo di evitare. Ok. Allora, adesso lo vedete di notte, però beh, casomai ragazzi, adesso magari faccio qualche taglio e vediamo di arrivare al mattino, così magari perlustriamo qualche altra isoletta. Ok amici, come potete vedere sta albeggiando e effettivamente il sole, come guardate, traccia proprio la sua linea perfetta, proprio sembra proprio l'alba. Guardate, è veramente curato bene come giochino. Allora, sono arrivato su quest'altra isola, noi prima eravamo in quella là, se non erro. Ho visto che c'era una luce, questo falò qua. Ok, i falò che troviamo in giro servono per aspettare, riposare e nel frattempo salvare la partita. Dobbiamo stare anche attenti appunto agli altri pirati che un paio io nell'isolotto precedente sono riuscito a seccarli, ma uno, il terzo mi ha ammazzato, mi ha preso alle spalle e non me l'aspettavo. Poi è iniziato a diventare buio, di conseguenza non ho fatto tempo a tirare fuori l'arma e a difendermi. Allora, abbiamo anche una chiave che ho trovato precedentemente e molto probabilmente dovrebbe essere, spero, ma di un forziere magari qua in zona, magari può essere di qualche tesoro nascosto o quant'altro. Mega roccia. Eccolo qua, vedete? Allora ci pariamo e attacchiamo, ci pariamo, attacchiamo, poi molto probabilmente questo è un pirata nemico di modello base. Poi possiamo tenere più schiacciato il tasto sinistro del mouse e di conseguenza possiamo andare a fare degli altri attacchi. Allora, questo abbiamo fatto. Vediamo un po' se possiamo andare a craftare qualcos'altro. Possiamo farci le bende. Vediamo, 2, 3, 4, 5. Ok, tutti questi ci servono per curarci. Per curarci per quanto riguarda appunto gli attacchi, i danni che ci vengono inflitti. Allora, adesso non mi ricordo bene com'è che si faceva per craftare, fare le bende complete, non mi ricordo. Comunque ragazzi, lì c'è il libro, basta guardare il libro e andate a vedere quello che potete creare. Ad esempio questo libro qua. Di conseguenza è molto semplice. Poi se qualcuno sa un minimo di inglese, non come me naturalmente, la cosa è molto più semplice. Allora, andiamo di perquisire qua l'isolotto. Ecco, qua c'è un altro nemico. Abbiamo la stamina che diminuisce sia per i colpi che andiamo a infliggere sia quando corriamo. Ok, anche questo l'abbiamo seccato. Andiamo a depredare il cadavere. Ok, andiamo a vedere un po' se possiamo fare qualche altra benda.
attimo, ragazzi. Qua. Sì. Ok. Perfetto, e andiamo a curarci. E come vedete qua in basso a sinistra si va a riformare la nostra barra della salute. Abbiamo anche l'esigenza di bere, quindi dobbiamo trovare qualche fonte o di bere o da mangiare, quindi qualcosa da sgranocchiare, diciamo così, in giro. Fino adesso l'unica cosa che ho trovato da mangiare era quando ho ucciso uno di quei pirati che mi ha dato una mela. Per il resto in giro non ho ancora trovato nulla. Ok, non credo che mettendosi qua a riposare al fuocherello si riforma anche la barra della fame, quindi sta a noi andare in giro a cercare qualcosa per soddisfare la nostra fame. Qui vedete c'è un cervo, qua c'è un altro cattivone, sa che questo ci fa fuori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Stavo dicendo, lì c'è un cervo e visto che possiamo andare a craftare, possiamo craftare anche magari gli archi o quant'altro. Ok, tanto ci bendiamo, andiamo a fare altre bende. Ok, per creare l'arco mi sa che ci vuole del bambù e una corda, una roba del genere. Per adesso mi era venuto fuori, però ho dovuto creare altre cose, di conseguenza non è stato fattibile creare anche l'arco con le frecce. Allora, se no potevamo andare anche a cacciare, magari cacciando il cervo abbiamo anche la possibilità di mangiare qualcosa. Allora facciamo così, facciamo un salva. Ok. Torniamo lì dietro, vediamo se riusciamo a seccarlo, ragazzi. Ho i miei dubbi perché siamo già stanchi. Dov'è che è andato? Tronco di legno, prendiamolo. Ah, un altro nemico. Vedi, diamo, in base a come lo prendiamo, diamo anche dei colpi critici. Ok, anche questo l'abbiamo seccato. Ecco, questo qui c'ha la carne. Questo non... Una pietra. Ok, allora la carne direi che potremmo andare a mangiucchiarcela, infatti vedete ragazzi che sale la barra della fame. Allora, vediamo un po' se con queste cose che abbiamo preso, no, non possiamo craftare nient'altro in più di quello che già abbiamo. Dovremmo riuscire a beccare questo cervo e magari disseccarlo. Col piccone se possiamo, no, non ce lo fa rompere. Altre cose ragazzi su questo gioco qua, dunque mi sembra che lo potete, magari l'ho già detto prima, trovare su Steam. Adesso un attimo che controllo il prezzo. Allora, con accesso anticipato 14,99 su Steam. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto, ragazzi. Se avete qualche dubbio a riguardo, naturalmente potete scrivermelo nei commenti sotto al filmato, in modo tale che se posso, nel senso non per quanto riguarda non volere, ma nel senso
E se posso nel mio, per quello che so io, allora vi rispondo molto volentieri. Se in caso che l'avete già comprato o che lo vorreste magari comprare, roba del genere, fatemelo sapere, così magari ho visto che c'è la possibilità di giocare anche in multiplayer successivamente, quindi magari se dovessi acquistarlo potremmo fare anche delle partite insieme. Mi sembra di avervi detto tutto. Ok amici, io direi che il nostro tutorial, tra virgolette, di Salt termina qui. Spero che il mio filmato vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GreenSgamer78.